Siamo a Orvieto per le battute conclusive del quarto convegno anti-AGE della Regione Umbria, un convegno molto interessante che quest'anno è stato incentrato su temi anche un po' diversi dal solito, che ci facciamo raccontare dal dottor Giovanni Boni, presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana per la Regione Umbria e organizzatore appunto del congresso. Allora, dottor Boni, ci dica lei appunto qual è la novità di quest'anno del congresso anti-AGE? Sì, la novità di quest'anno è stato l'allargamento anche delle figure professionali all'interno del congresso, quindi il coinvolgimento di figure come quella dei veterinari. I veterinari non erano mai stati coinvolti a pieno regime, quindi nella discussione delle tematiche del nostro congresso, e per la prima volta abbiamo visto come il modello animale possa essere, quindi di patologia del modello animale, possa essere equiparato a quello del modello umano. E la novità è anche quella di fare un congresso prevalentemente pratico, una prima mattinata in cui sono state date delle nozioni approfondite sull'acido ialuronico, sui fattori di crescita, ma una parte molto lunga pomeridiana in cui valuteremo proprio la possibilità di infiltrare le articolazioni. Ecco, come avviene questa parte pratica? Come è stata strutturata? È stata strutturata in due fasi. Una prima fase in cui il coinvolgimento di veterinari ci ha molto aiutato, perché il veterinario ci ha portato pezzi di animale arto di mucca, e quindi i ragazzi, che sono completamente nuovi alla tecnica infiltrativa, prenderanno coscienza di cosa significa un'articolazione, di cosa significa prendere un ecografo e metterla sull'articolazione, prendere un ecografo e studiare i tendini, e con l'ago entrare in articolazione, mettere soluzione fisiologica e vedere sull'ecografo che l'articolazione si sta riempendo, e quindi usare la metodica ecografica per infiltrare, insegnare loro l'uso dell'ecografia. La seconda fase verrà fatta sul modello umano, dove simulando ovviamente l'infiltrazione con la siringa coperta con il cappuccio, noi infiltreremo i principali punti, quindi delle articolazioni: spalla, anca, ginocchio, caviglia, gomito. Prossimo appuntamento? Il prossimo appuntamento è a Gubbio nel 2016, dove valuteremo quali possono essere tematiche ancora interessanti che possano coinvolgere una platea più vasta di persone.